Buongiorno, prima di iniziare attendiamo ancora un paio di minuti in maniera tale che tutte le persone possano collegarsi e dopodiché appunto inizieremo con la presentazione. Allora, ci sono ancora persone che si stanno collegando, vedo, quindi aspettiamo ancora giusto un minuto o due. Vi ringrazio per l'attesa, dopodiché iniziamo con la presentazione appunto del webinar di oggi. Ok, stanno collegando, vedo ancora qualche attendees, quindi direi un minuto e partiamo. Ok, direi che possiamo partire. Allora, buongiorno a tutti e innanzitutto grazie della vostra presenza. Il tema del webinar di oggi sarà l'intelligenza artificiale declinata su quella che è la realtà di fabbrica e quindi le sue potenzialità e benefici che può portare. Mi presento, io sono Massimiliano Braga, sono a supporto dalla parte sales di ATS Team 3D, la divisione italiana di ATS Global. E mi occupo di tematiche manufacturing ormai da circa 18 anni. Oggi avrò il piacere di presentare questo webinar con il supporto di Mariana Facinoli, project leader di ATS Team 3D, con una pluriennale esperienza in progetti MOM, MES a livello internazionale, e Matteo Carloni, sales manager di Rulex. Affronteremo appunto il tema dell'intelligenza artificiale toccando i punti elencati in agenda, quindi una breve presentazione di Rulex e ATS Global, giusto per spiegare meglio chi siamo e cosa facciamo, l'introduzione su cosa è l'intelligenza artificiale, quindi possibili utilizzi dell'intelligenza artificiale nell'ambito del manufacturing, come la manutenzione, il demand planning e la quality di prodotto.
Ed infine un esempio di applicazione implementata, questo presso un nostro cliente nel settore automotive. Ovviamente poi al termine ci sarà uno spazio per una sessione aperta di question and answer per coprire ovviamente curiosità o dubbi. Iniziando appunto da ATS Global, ATS è una multinazionale olandese con headquarter vicino ad Amsterdam. Presenti in 25 paesi nel mondo, tra cui l'Italia con i suoi due uffici, Genova e Lecco, e siamo un team nel mondo di circa 1200 persone e indicativamente 40 unità in Italia. ATS da ormai 35 anni opera nell'ambito del manufacturing, comprendo quelli che sono i temi che vanno dal PLM alle soluzioni MES, MOM, schedulazione a capacità finita della produzione, soluzione CMI SCADA, e ovviamente alla qualità di processo e prodotto, abbracciando l'integrazione con il campo, lo show floor e tutti i temi invece della Industry 4.0. Questo lo facciamo su diversi mercati, quindi l'automotive, il discreto, il complex manufacturing, quindi il settore aerospace, quello di processo, food and beverage e pharma, e lo facciamo tramite ed erogando consulenza, progetti chiave in mano, e anche un supporto 24/7 a livello worldwide. Approfitto appunto di questa circostanza per comunicare che ATS Global ha acquisito al termine del 2021 Team 3D e da inizio anno siamo a tutti gli effetti per la divisione italiana ATS Team 3D, come appunto si può vedere anche dal logo presente sulle slide. Questo operativamente ci permette di coprire le necessità del mercato offrendo soluzioni CAD, CAM, PLM, tutte quelle che sono le tematiche di virtual commissioning, grazie alla recente acquisizione, fino appunto, come dicevo prima, alle soluzioni SCADA, passando per le soluzioni di Manufacturing Execution System, utilizzando esclusivamente il team e tutto il know-how presente in Italia. ATS Global si pone sul mercato sia come independent solution provider, con quindi un ecosistema di partner in ambito hardware e software, tra cui appunto Rolex, sia come azienda che offre soluzioni basate sui propri prodotti, avendo al suo interno una divisione dedicata di ricerca e sviluppo. Ecco, oggi in questo webinar vedremo come l'intelligenza artificiale ha permesso l'integrazione di un prodotto di ATS, chiamato ATS Inspect, con un prodotto del nostro partner Rolex. Lascerei adesso la parola a Matteo Carloni per introdurci Rolex. A te, Sì, Matteo. grazie Massimiliano e grazie agli amici di ATS per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo webinar. Sono molto felice di essere con voi oggi a parlare di intelligenza artificiale. Io sono Matteo Carloni, lavoro come sales manager per Rolex nell'area industry, quindi mi occupo principalmente di progetti in ambito manifatturiero e in ambito supply chain. E prima appunto di iniziare a introdurvi le slide che ho preparato per questo intervento di oggi, vorrei parlare brevemente, spendere qualche parola su Rolex, su chi siamo, che cosa facciamo. Rolex nasce nel 2014, abbiamo una sede negli Stati Uniti a Boston e una sede in Italia, a Genova, dove tra l'altro risiede il laboratorio di ricerca e sviluppo del software. E produciamo un sistema di decision management che attraverso l'importazione e l'elaborazione dei dati e l'applicazione di sistemi avanzati di intelligenza artificiale e algoritmi di machine learning permette di supportare complessi processi decisionali in azienda. Nel 2014 iniziamo a sviluppare le prime soluzioni verticali per il mercato e nel 2016, anno di svolta per Rolex, l'MIT di Boston ci accreditò come una delle tecnologie più devastanti sul mercato in quel momento, e grazie a questo accreditamento potemmo prendere parte ad una gara aperta da una tra le più grandi aziende al mondo in ambito di produzione di beni di consumo, appartenente alle Fortune 50 Company. Logicamente non posso nominare il nome dell'azienda, ma riuscimmo a vincere quella gara e iniziamo a lavorare appunto con questo grande cliente a sviluppare soluzioni ad hoc in ambito manifatturiero e in ambito supply chain.
soluzioni che poi in seguito siamo stati ovviamente capaci anche a esportare in altre realtà aziendali, sia di grandi dimensioni, sia anche di medie e piccole. Nel 2018, anche se questa non è l'area di cui mi occupo io direttamente, abbiamo iniziato ad acquisire anche i primi clienti nel settore finanziario, grazie allo sviluppo di applicazioni per il mondo assicurativo e bancario. E nel 2019 iniziò la partnership con gli amici di ATS e il progetto di integrazione della piattaforma Rulex con l'app proprietaria di ATS Inspect. Il 2020 abbiamo visto il riconoscimento di Gartner come cool vendor in ambito di intelligenza artificiale e infine nel 2021 appunto abbiamo portato a compimento il processo di integrazione di Rulex con l'app Inspect di ATS, di cui avrete modo di vedere una dimostrazione più avanti in questo webinar. Allora, quest'oggi parleremo di intelligenza artificiale, cercheremo di dare una definizione di intelligenza artificiale che ovviamente non sia però solo teorica, ma che abbia anche un risvolto pratico, applicativo poi all'interno effettivamente di processi aziendali. Molto spesso il dibattito intorno all'intelligenza artificiale attira molta curiosità e molto interesse, ma appunto ha il difetto poi di rimanere un po' lì, relegato all'ambito teorico, quasi accademico. Quest'oggi cercheremo di fare un passo in avanti e di vederne una declinazione invece un pochino più pratica. Partiamo da questa definizione che a me piace molto, data da John McCarthy, informatico statunitense, considerato uno dei padri dell'intelligenza artificiale, il quale appunto disse che l'intelligenza artificiale coinvolge macchine in grado di eseguire compiti caratteristici dell'intelligenza umana, quali mi verrebbe da dire appunto l'apprendimento, il ragionamento, la pianificazione, la creatività. E caratteristica comune ai sistemi di intelligenza artificiale è sicuramente quella di essere in grado di adattare il proprio comportamento in base a conoscenze passate. E questa è sicuramente una caratteristica molto simile al comportamento umano, in effetti. Ma, come dicevo, cerchiamo di uscire dall'ambito puramente teorico e cercare di capire effettivamente a che cosa possa servire l'applicazione di strumenti di intelligenza artificiale all'interno di un processo aziendale. Spesso sento porre una domanda di questo tipo, ovvero che problema posso risolvere con l'intelligenza artificiale? Questa domanda che, come dire, appare legittima, in realtà è una domanda fallace, in quanto appunto non tiene conto del fatto che l'intelligenza artificiale è uno strumento. E uno strumento, permettetemi il paragone, esattamente come è uno strumento il martello. Quindi, quante volte ci è capitato nella nostra vita di prendere in mano un martello e chiederci che problema posso risolvere con questo martello? Penso mai. E il motivo è semplice, l'approccio è sbagliato. Semmai si tratta di trovarci in una situazione da risolvere, nel caso del martello, dover piantare un chiodo nel muro, e andiamo a scegliere il martello come strumento migliore e più adatto per risolvere quel determinato problema. Cerchiamo quindi di capire insieme come possiamo utilizzare lo stesso approccio anche con l'intelligenza artificiale. Quindi cerchiamo di disegnare ovviamente in maniera sintetica un approccio che ci permetta di identificare i giusti processi aziendali in cui andare ad implementare una soluzione di intelligenza artificiale. In primo luogo è necessario chiederci quale sia l'importanza dell'intervento umano in quel determinato processo. Se l'importanza riscontreremo essere scarsa, già uno strumento di intelligenza artificiale potrà essere utilizzato per automatizzare quel determinato processo e andando a diminuire drasticamente, se non ad escludere, l'intervento umano in quel determinato processo, andando quindi ovviamente a risparmiare il tempo di risorse umane che potrà essere impiegato in attività più interessanti e a maggior valore aggiunto per l'azienda. Nel caso invece riscontrassimo un'alta importanza dell'intervento umano in quel determinato processo, invece lo strumento di intelligenza artificiale potrà essere uno strumento di augmentation, o quindi di supporto abilitante a un processo decisionale complesso che rimane comunque in mano, controllato da un utente umano. In secondo luogo, ovviamente, ci dobbiamo chiedere
cosa ci sia di sbagliato nel processo attuale. Il processo in considerazione ovviamente potrebbe essere inefficiente o non allineato alla strategia aziendale e quindi sentire la necessità di ristrutturarlo. In terzo luogo, ci dobbiamo chiedere quale sia il costo del processo attuale. Ci possiamo trovare anche di fronte a processi non sottoperformanti, ma che comunque risultino essere sempre troppo onerosi, sia in termini di tempo che di personale coinvolto. In ultima istanza, ci dobbiamo interrogare su quanto conosciamo le regole che governano le decisioni alla base di quel determinato processo. Questo perché a seconda di quanto sia facile ricavare le regole di business alla base del processo, potremo poi scegliere e capire qual è la soluzione più adatta da implementare. Prima di concludere il mio intervento, che spero abbia suscitato curiosità e magari anche voglia di approfondire, e di lasciare ovviamente la parola a Massimiliano, che vi condurrà un pochino più all'interno di quelli che sono i temi principali che affronteremo oggi, ovvero quello della predictive quality e quello della predictive maintenance. Volevo spendere qualche parola su quelli che sono gli ambiti in cui, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo riscontrato esserci maggiore domanda, quindi maggiore necessità di soluzioni di intelligenza artificiale. Uno di questi è sicuramente l'ambito della data quality, in cui appunto strumenti di intelligenza artificiale permettono di automatizzare processi molto onerosi, solitamente in termini di tempo, e di aumentare, incrementare incredibilmente la qualità dei dati. L'altro ambito di grande interesse è quello della network optimization. Qua siamo più in ambito supply chain e si tratta quindi di strumenti di intelligenza artificiale che possono aiutare a ottimizzare la pianificazione della distribuzione dei beni tra i magazzini e del loro trasporto ai centri di distribuzione finale. Un altro ambito in grande crescita è ovviamente l'ambito dell'Internet of Things, quindi in cui ad esempio la piattaforma Rolex è in grado di generare regole if-then molto leggere e facilmente implementabili su qualsiasi tipo di device. E infine l'ambito della Energy Optimization, in cui quindi lo strumento può aiutare a ottimizzare ed efficientare le risorse energetiche in un determinato sistema. Con questo io ho concluso il mio intervento, ringrazio tutti per la vostra attenzione e lascio la parola a Massimiliano per il prosieguo del webinar. Grazie Matteo. Entriamo quindi un pochino più nel dettaglio con alcuni esempi. Il primo esempio che vorrei citare è proprio quello relativo all'aspetto della maintenance. Solitamente sempre stata di tipo reattivo, ossia intervengo al verificarsi del guasto, cioè purtroppo quando diciamo è troppo tardi, oppure sempre stata di tipo preventivo, tramite quindi una pianificazione che si basa sostanzialmente sul monitoraggio di alcune grandezze, per esempio da quanto tempo sta lavorando la macchina, il numero di pezzi prodotti, piuttosto che andare a valutare derive su valori di soglia che possono essere quindi violati. La manutenzione predittiva invece è una manutenzione proattiva, quindi che aiuta a prevenire i guasti, evitando l'arresto delle macchine stesse. Tutti quindi i dati storici delle macchine e dei processi vengono trasformati in informazioni ed elaborati per analisi manutentive. È vero che questa può assomigliare alla maintenance preventiva, ma con diciamo due grosse differenze. La prima, che è la capacità di trovare correlazioni difficilmente individuabili dall'esperienza umana. Un esempio è stato giusto appunto l'aver individuato presso il nostro cliente una correlazione tra i decibel, quindi la rumorosità di un cuscinetto e la rottura dello stesso nel tempo. Nonostante il team di maintenance avesse una grande esperienza, certe correlazioni sarebbero state impensabili senza il supporto dell'intelligenza artificiale. La seconda grossa differenza è che permette una stima di quando effettivamente avverrà la rottura, quindi potendo intervenire solo e esclusivamente quando è necessario. Questo
porta vantaggi come un incremento dei ricavi, consentendo ovviamente una riduzione dei fermi impianto, una riduzione dei costi di manodopera, se si pensa che molto spesso nel momento in cui si rompe un pezzo, questo va a impattare con altre parti della macchina, ma soprattutto va anche a impattare sul prodotto che si sta producendo in quel momento sul macchinario stesso. Altro vantaggio è sicuramente la riduzione dei tempi di inattività e questi sono alcuni. Poi ovviamente ci sono anche quella che è la riduzione dei costi di macchinari, i minori rischi di sicurezza e ambientali e ovviamente l'aumento dell'efficienza del personale manutentore che deve intervenire soprattutto in modo puntuale e mirato, su indicazione appunto dell'output dell'intelligenza artificiale. Un altro esempio di applicabilità dei benefici dell'intelligenza artificiale è nel demand planning, quindi sempre il difficile equilibrio tra supply e demand. Il demand planning quantifica il fabbisogno delle risorse, che questi siano manodopera, macchinari e soprattutto materiali. Quindi un demand corretto e affidabile rappresenta l'input per un piano di approvvigionamento, e produzione e soprattutto anche distribuzione. Gli approcci tradizionali basati su esperienza e analisi qualitative conducono sicuramente a un risultato, ma più delle volte a dei risultati, imprecisi. Bene, anche in tale ambito l'intelligenza artificiale, con le sue modalità di identificare correlazioni, ci permette di arrivare a degli output attendibili per una previsione demand più affidabile. Anche in questo caso, ovviamente, ne seguono tutti i benefici di un buon demand planning, ossia una migliore previsione, quindi con conseguente aumento dei ricavi, con conseguente riduzione del magazzino e ridurre il magazzino ha sempre risvolti positivi. In primis significa andare a ridurre un capitale immobilizzato, ma a volte significa anche andare a ridurre dei costi di gestione di spazi, se andiamo a pensare a realtà produttive dove i materiali sono molto ingombranti. E inoltre appunto un demand planning affidabile guida sicuramente verso una customer retention e una fidelizzazione del cliente. Un esempio è l'esercizio fatto per un nostro cliente, in questo caso era nell'ambito food and beverage, dove dallo storico delle vendite degli anni passati, appunto, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ci ha permesso di predire un demand attendibile suddiviso sui vari mesi dell'anno, seguendo delle correlazioni legate alla stagionalità e ad altre variabili sia interne che esterne. Anche, diciamo, se poco leggibile, perché questo è proprio l'output di engineering, sono appunto proprio le colonne nel riquadro che rappresentano gli output dell'analisi, ovviamente poi mostrate al nostro cliente con un look and feel più accattivante. Però si vede appunto quello che è un andamento qualitativo che ci viene dato dall'output dell'intelligenza artificiale con un'indicazione sul trend, quindi un aumento, una diminuzione oppure sul rimanere stabili su determinati valori. È anche vero che ovviamente la potenzialità dell'intelligenza artificiale ci permette anche di predire non solamente un trend qualitativo, ma anche un aspetto quantitativo da applicare poi effettivamente a un demand planning. E infine il caso della predictive quality, che vedremo sicuramente meglio tra poco con Mariana Facinoli, che ci mostrerà appunto un caso reale applicato presso un nostro cliente in ambito automotive. Sicuramente, ecco, è un aspetto in fabbrica, quello della qualità, dove gira maggiormente carta e con tutte le problematiche che ne conseguono, e queste problematiche, come sempre, sono più o meno quantificabili da costi diretti e da costi indiretti della gestione dell'informazione su un supporto cartaceo.
Se pensiamo al costo banale della carta, oppure che si può andare direttamente a quello degli spazi per tenere per anni i faldoni a seconda delle regolamentazioni. I costi, i tempi per trascrivere i dati per la gestione di report interni oppure per audit. Inoltre i costi legati all'accuratezza e all'affidabilità delle informazioni, che diciamo non sono più informazioni fruibili in tempo reale. Nel momento in cui ho l'informazione sulla carta e poi la voglio portare su un formato digitale, che sia anche Excel, quel dato sarà sì importante per lo storico, ma ha poca validità e poco utilizzo nella gestione del real time e della qualità. Parlando giusto qualche giorno fa con un prospect, mi accennava alla logistica che loro hanno per inviare ogni settimana un camion di carta a una distanza di circa 300 km dallo stabilimento produttivo, che oltre al costo di gestione del trasporto e di spazi, la cosa che mi ha attirato maggiormente l'attenzione è che nel caso di richiamo, quindi di un product recall, comunque ci vuole circa una settimana per avere nuovamente la documentazione cartacea per essere valutata nuovamente in stabilimento. Ecco, tornando alla slide e immaginando una linea automotive, queste terminano sempre con un quality gate, ossia un'area di ispezione finale con un controllo molto spesso visivo del prodotto. Quello che si vede sulla slide è uno dei tanti esempi di controlli di qualità dove l'operatore va a inserire a mano le non conformità basate su checklist e annota eventuali difetti, a volte anche con la soggettività del caso. Questo significa quindi poi avere una difficile interpretazione per chi legge e a volte chi deve trascrivere poi i dati su un altro supporto. Ecco, da qui appunto l'idea di trovare uno strumento che possa suggerire dove cercare i difetti, quindi le non conformance, su un prodotto che sia o prodotto finito o semilavorato, ancor prima di iniziare la sua ispezione qualitativa. Questo strumento e soluzione che appunto vedremo tra poco si basa sulla digitalizzazione della qualità, cosa che noi implementiamo tramite appunto il prodotto ATS chiamato ATS Inspect e l'Artificial Intelligence di Rulex. ATS Inspect, che poi vediamo un'immagine proprio nel tablet, nella slide, ci permette di identificare, aprire, gestire, chiudere i difetti su modelli CAD 2D o 3D, tracciando tutte quelle che sono le operazioni passo passo effettuate dall'operatore sullo specifico serial number, ovviamente in formato digitale, con la conseguente generazione poi di reportistica in tempo reale oppure dei dashboard più di alto livello. Bene, Rulex, partendo dallo storico di tutte le difettosità riscontrate e registrate nel tempo, ha fornito degli output, identificando praticamente delle zone fisiche del prodotto, finito semilavorato, in cui esiste una confidenza più o meno alta di trovare un difetto. Ora lascio appunto la parola a Marianna Facinoli, che ci descrive in modo più dettagliato questo specifico case study che abbiamo sviluppato appunto presso un nostro cliente. A te, Marianna, grazie. Grazie a te Massimiliano e grazie anche a tutti voi che siete collegati. Dunque, adesso vi mostro una breve dimostrazione di come utilizziamo Rulex e Inspect assieme. Ok? Quindi andiamo proprio nella pratica, nella vita dell'operatore che si trova sulla linea. Ok? Niente, immaginate proprio di essere l'operatore e dovete ispezionare un prodotto, ok? Siete nella vostra stazione e per aiutarvi aprirete appunto ATS Inspect. La prima cosa da fare, opzionale, dipende dalla configurazione, sarà quella di selezionare la stazione nella lista e a questo punto si aprirà il Data Collect. Il Data Collect è il tool di Inspect che permette
come dice proprio il nome, di collezionare dati da campo. Okay? Come vedrete, ecco che si è aperto, questo è un tool assolutamente configurabile. In questo esempio l'abbiamo configurato apposta per questa demo. E la prima cosa che dovremo fare sarà quella di autenticarci, magari con un user code, magari con username e password, comunque sia l'autenticazione come al solito ci vuole. A questo punto cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo dire a Inspect che stiamo ispezionando il nostro prodotto, quindi possiamo, come in questo esempio, selezionare il seriale del pezzo che abbiamo sotto mano. Oppure banalmente possiamo scannerizzare con un barcode scanner il suo numero di serie, ok? Tant'è che le informazioni sul pezzo vengono caricate all'interno di Inspect. Associate al pezzo abbiamo tutta una serie di viste, ok? Queste viste sono associate al prodotto e in questo esempio sono, come potete vedere, delle immagini bidimensionali. Adesso metto un secondo in pausa il video per spendere qualche parola in più sull'applicazione che abbiamo sviluppato. Vedete appunto nel video che qua sulla sinistra dello schermo abbiamo aperto una pagina web, ok? Una pagina web che mi mostra un'immagine un po' ritoccata. Ritoccata con i dati che abbiamo elaborato tramite Rolex. La cosa comoda, appunto, e l'idea principale che abbiamo avuto è stata quella di sviluppare questa pagina web un po' per portabilità e per il fatto che possa essere visualizzata su qualsiasi device. Ok, ma principalmente quello che volevamo era fornire all'operatore una interfaccia semplicemente comprensibile. Vogliamo proprio che con uno sguardo l'operatore sia in grado di capire quello che deve fare. Quindi l'idea è quella di usare ad esempio, un end-on screen posto sulla linea o comunque vicino al terminale dell'operatore. Ok? E quello che abbiamo voluto implementare è semplicemente che il Lendon venga aggiornato in maniera automatica in modo da visualizzare esattamente quello che sta ispezionando l'operatore sulla linea. Quindi vedete che adesso ho selezionato questa vista e automaticamente il mio screen si è aggiornato. Adesso torno indietro. Apro un'altra vista e voilà che mentre si carica l'immagine sul Data Collect, anche il mio end-on viene aggiornato. A questo punto l'operatore cosa farà? Banalmente inserirà il suo difetto cliccando su un punto dell'immagine dove effettivamente risponde al difetto, sceglie il tipo di difetto e la severità. Eventualmente può aggiungere ulteriori informazioni come commenti, fotografie, eccetera, e salverà il difetto all'interno di Inspect. Ok? Detto questo, vorrei a questo punto raccontarvi qualcosa in più su come sono integrati Inspect e Rolex. Ok? Bene, quello che abbiamo fatto è stato semplicemente di dare in pasto a Rolex i dati che avevamo all'interno del database, nella base di dati di Inspect, perché ovviamente durante il suo funzionamento Inspect colleziona tutto ciò che l'utente fa. Ok? Per cui all'interno di Inspect abbiamo uno storico molto grande di tutti i difetti riscontrati fino a questo momento e tutta questa esperienza abbiamo voluto renderla fruibile grazie a Rolex. Quindi Rolex ha preso in pasto questi dati e cosa ci ha dato? Ci ha dato un
un'informazione che noi semplicemente abbiamo trasportato su immagine. Quindi ci ha detto: guarda, per questa vista ci sarà molto probabilmente questo difetto esattamente in questa posizione. Ok? Ovviamente darvi le coordinate x, y, z e su un'immagine non era particolarmente comodo, tantomeno la probabilità in maniera numerica, per cui quello che abbiamo deciso è stata quella di fornire un'immagine, ok? Dove potete vedere tutta una serie di pallini, più o meno grandi, tutti colorati, e ogni pallino corrisponde a un possibile difetto sul prodotto. Potete intuire molto facilmente che ogni colore corrisponde a un tipo di difetto, ovviamente tutto ciò è configurabile, e potete anche notare che abbiamo associato un livello di confidenza a ciascun tipo di difetto. Okay? Per cui quello che vi stiamo dicendo in questo modo è che, ad esempio, alcuni difetti su un determinato punto dell'immagine saranno più o meno probabili. Abbiamo classificato questi difetti con una scala da 0 a 100 con 5 intervalli. 0, come abbiamo visto prima, per mostrare tutti i possibili difetti, 25, 50, 75 e 100. E attraverso questa sbarra che vediamo nel video, possiamo facilmente filtrare e visualizzare esclusivamente i difetti più probabili. Okay? Quindi, ad esempio, se vado su 100%, vedrò che esattamente in questo punto del mio cofano del camion è estremamente probabile che ci sia un difetto chiamato fiberglass fracture. Ok? Questo sarà il primo punto che sicuramente l'operatore dovrà esaminare, perché dall'esperienza noi sappiamo che è estremamente probabile che lì ci sia esattamente questo tipo di difetto. Per cui tutto ciò che è stato imparato con Inspect, grazie a Rulex, è immediatamente fruibile all'operatore in maniera assolutamente visuale. Quindi l'operatore alza lo sguardo sul mio schermo e so già che lì è probabile che ci sia un difetto. Ok? E niente, direi che per questa breve parte della mia demo è tutto. E lascio di nuovo la parola al mio collega Massimiliano per l'ultima slide. Perfetto, grazie, grazie Marianna. Ecco, la presentazione è terminata, quindi se ci sono delle domande, appunto sono ben accette, quindi vediamo un attimino se ci sono delle curiosità. Allora, una prima domanda è, domandano se in ambito Quality, l'intelligenza artificiale può essere utilizzata anche in altri ambiti dello strumento. Su questo penso di poter rispondere anche io. Diciamo che in effetti è così, perché per lo stesso cliente per cui abbiamo integrato la soluzione nelle postazioni di controllo di qualità, abbiamo fatto sì che fossero poi anche posti degli hands-on anche sulla linea di produzione. Perché questa effettivamente capisse quali fossero le confidenze, di errore. Quindi diciamo che se da una parte abbiamo permesso una riduzione dei tempi dei controlli di qualità da parte dell'operatore stesso, dall'altra
Dall'altra abbiamo fatto anche un po' quello che è il closing loop della quality, cioè abbiamo fatto anche un tuning sulla linea perché i difetti venissero prevenuti, quindi intervenendo molto spesso su quello che poteva essere un setup di macchina, piuttosto che andare a rilevare quelli che potevano essere i team di lavoro che per formazione o per altre motivazioni potevano inserire maggiori difettosità durante la produzione di un specifico serial number, e poi anche valutando e creando poi delle reportistiche legate agli specifici fornitori di materiali. E quindi anche lì poi c'è stato proprio tutta una chiusura nell'ambito quality, anche per andare poi magari a modificare quelle che erano le logiche di controllo su determinati fornitori nel momento dell'incoming material, quindi magari diminuendo o aumentando la percentuale sui sample di controllo dei singoli fornitori. Ecco, spero di aver risposto a questa domanda. Vediamo un po' se ho... Ok, altra domanda. Dico, in riferimento alle diverse soluzioni presentate precedentemente, quali sono quelle per cui avete riscontrato esserci maggiore richiesta, sul mercato? Ecco, penso che questa sia una domanda indirizzata, a Matteo, ecco, Matteo Carloni. Sì, grazie per la domanda. Sicuramente negli ultimi anni registriamo grande richiesta per un po' più o meno tutti gli ambiti di cui abbiamo parlato oggi, quello sicuramente di predictive quality e predictive maintenance sono ambiti di grande crescita, ma personalmente ho riscontrato una grande attenzione all'ambito della data quality, per cui soluzioni che permettano di automatizzare il processo di pulizia dei dati e di aumentare la qualità dei dati stessi sono via via sempre più richieste, e questo è proprio perché sono soluzioni abilitanti all'implementazione di soluzioni ulteriori, siano esse di demand planning, siano esse di predictive. Se qualsiasi tipo di pianificazione ovviamente si basa su dati sporchi, anche la miglior pianificazione porterà a risultati non buoni, esattamente come una cattiva pianificazione. Abbiamo anche dei dati, un'indagine di Gartner ha stimato che negli Stati Uniti circa il 70% delle aziende implementerà sistemi di monitoraggio avanzati della qualità dei dati, e quindi questo porta a pensare che in effetti questo ambito sia un ambito a cui porre grande attenzione. Ok, grazie Matteo. Tanto è arrivata un'altra domanda. Domandano l'arco temporale dei dati presi in considerazione, penso che si riferiscono appunto alla parte di demo, e quali sono state le difficoltà maggiori nell'arrivare al risultato mostrato. Quindi questa è sicuramente una domanda indirizzata a Marianna. Certo, dunque, innanzitutto grazie per l'interesse nel lavoro che abbiamo svolto. E dunque, questa domanda è un po' una domanda trabocchetto, nel senso che comunque non posso darvi una risposta univoca, perché tutto dipende dai processi di ciascun cliente, di ciascun progetto, ok? Per cui dipende dal ciclo di vita del prodotto, ogni quanto spesso vengono effettuate delle migliorie sul prodotto stesso. Come abbiamo visto prima nella demo, abbiamo mostrato ad esempio che c'era quel difetto, fiberglass fracture, che era molto probabile lì vicino al fanale del cofano. Quindi quello che mi aspetterei non è solamente che l'operatore vada a controllare lì per prima cosa, ma mi aspetterei anche che da un punto di vista della qualità si prendano anche delle azioni correttive. Quello è il punto debole in cui è molto probabile trovare quel difetto, quindi mi aspetterei che venga presa qualche azione, ok? Ovviamente tutte queste migliorie fatte ai prodotti andranno poi a influenzare tutti i dati che verranno presi in considerazione da Rolex, per cui, come vi dicevo, è una cosa assolutamente
dipendente dal progetto. L'altra domanda che avete posto, quindi quali sono state le maggiori difficoltà? Beh, può sembrare banale, ma per quanto mi riguarda è stato abbastanza complicato capire quali sono i dati che ci fornivano dei risultati migliori. Ok? Questo perché INSPACT colleziona numerosi dati durante le ispezioni, quindi qual è il prodotto, qual è la vista, l'ora, qual è l'operatore, lo shift, proprietà custom dei materiali e così via. Quali sono i dati da prendere in considerazione e per avere da dare in pasto a Rulex? Beh, ovviamente questo è stato un'attività molto complicata che ci ha portato a vari risultati fino a poi raggiungere la soluzione ideale appunto per questo progetto che abbiamo sviluppato. Ok, grazie Marianna. Grazie a te. In questo momento non vedo altre domande. Direi che quindi, se non ci sono altre domande, siamo giunti alla conclusione. Allora, spero che la sessione di oggi possa essere stata di vostro interesse. Qualora comunque ci fossero domande, curiosità e voleste approfondire il tema, organizzando anche un incontro di presenza da remoto, siamo a completa vostra disposizione. I contatti li trovate su questa slide. Ovviamente poi il materiale mostrato oggi verrà distribuito tramite quelli che sono i nostri canali. Ringrazio Marianna e Matteo per il contributo e ovviamente tutte le persone che hanno partecipato questa mattina a questa breve introduzione sul tema dell'intelligenza artificiale. Grazie ancora e auguro a tutti una buona giornata.